Amici miei, salve! Benvenuti in questo nuovo video, vlog, non lo so che cos'è. Avevo voglia di parlarmi, di parlarvi e ho detto adesso attacco la videocamera, visto che ultimamente sono un po' desaparecita, nel senso, sto vloggando ogni tanto, ma vi sto mettendo meno video, ma sempre per la questione che siamo un po' presi tra concorsi, studio, varie ed eventuali. Dovrei andare a fare spesa, perché poi ultimamente cioè, la memoria proprio a me mi sta abbandonando, ma vabbè, il cervello già, però la memoria proprio me la sto giocando e detto, mo sto cucinando perché sto facendo, non so se vedete qua, ieri sera ho fatto delle polpette e dato che sono rimaste, perché comunque eravamo già abbastanza pieni dal pranzo, e ho fatto delle verdure con la friggitrice aria, che, cioè praticamente fornetta aria, che mi sto trovando benissimo, raga, con quella cosa, cioè è stata una mano santa. E detto ciò, ho detto adesso sai che faccio per mangiare quelle polpette? Ho fatto il sugo, ce le ho messe dentro, le ho fatte a pezzettini, scusatemi, che mi metto il coso, come si dice, madonna. La sveglia silenziosa per ricordarmi di firmare. Devo firmare il registro. E quindi niente, mi sono messa a fare sto sughetto con così con le polpettine di ieri sera, così si insaporisce. Adesso tra poco riattacco la pendola qua che deve bollire. Volevo mettere non lo so, le linguine, perché ultimamente stiamo mangiando parecchia pasta lunga. Però secondo me metto la pasta corta per fare questo sugo qua, per cambiare un poco, e quello faccio a pranzo, il piatto di pasta con il sugo con le polpettine, prima e seconda, va bene così. Raga, devo riprendere la dieta perché mi sono lasciata andare un po' questi giorni, anche perché non sono stata molto bene. Io quando arriva il cambio di stagione più quelle cose nella vita della donna dove ti viene di ballare, cantare e fare la ruota, sto malissimo. Sono stata malissimo, raga, una nottata che peraltro alzando subito non ci stava nemmeno, quindi sono stata da sola. E questa è la nota dolente di quando ti trovi in un'altra città e poi rimani da sola. E io non so una che non so fifona da questo punto di vista, però, sono stata male. Sono stata malissimo. E non tanto perché, vi ripeto, insomma, non è quello, però sono stata male proprio fisicamente. Mo, sapete che stavo a fare? Mi sono preparata la tazza, infatti ho detto, mo, inizio il vlog e mi faccio il caffè pre pranzo, poi mi faccio quello post pranzo. La cosa più brutta, raga, è che io non c'ho manco il dolcificante in tutto questo, perché lo devo andare a comprare e mi sono scordata di andarlo a comprare. Che meraviglia, perché sono andata tante volte, sono andata l'altro giorno a prendere delle cosine che Vittorio si doveva portare appresso e mi sono scordata, ragazzi, cioè sapete quando voi ogni volta che andate in un supermercato devo prendere questo, devo prendere questo, devo prendere. Io ormai sono arrivata che se non mi segno le cose me le scordo. Non lo so che cacchio è, cioè, raga, veramente. E mo mi faccio sto caffettino e prima di perché no, non ne ho bisogno. Proprio bisogno del caffè. Oggi a scuola me l'ha offerto una collega e ma non ci ho fatto niente praticamente, cioè, ma quel caffè mi ha sfiorata. Cioè, e quindi niente, vi dicevo, non so se capita pure a voi col cambio di stagione, ma io sono stata malissimo. Tanto è vero che ieri notte non ho dormito proprio, cioè avrò dormito sì e no 3 ore, disturbata pure. Sono andata al lavoro il giorno, stavo malissimo, stavo proprio male. Dopodiché sono tornata a casa, ieri ero, cioè mi sono sentita pure in colpa, vi dico la verità, perché come sono tornata a casa mi sono messa sul letto, cioè nel senso, abbiamo pranzato, ma fa tutto da solo sto coso. Ah, giustamente non l'ho spento. Mi sono messa sul letto, abbiamo pranzato, raga, e non ce la facevo. Sono stata 3 ore praticamente sul letto in catalessi, che non mi ricordavo manco come mi chiamavo tutto in quel momento.
Io mi faccio sempre questo qua, ragazze, che ve lo straconsiglio, che è strabuono, perché non mi va mo' di fare la macchinetta, perché la macchinetta sicuramente è un'altra cosa. Aspettate che vi appoggio. È un'altra cosa, però questo qua ve l'ho sempre consigliato, è buono e mi piace, insieme a quello decaffeinato pure. E mi sa che devo ricominciare a prendere le vitamine, perché ho il cambio di stagione che mi sta proprio buttando giù, ma sto proprio male, cioè male male. Mo, dato che non c'ho il dolcificante da metterci, per evitare di metterci lo zucchero, sei come se stessi mangiando bene io. Cioè l'altro giorno, alzando subito, cioè, guardate che cosa ho preso. Queste cose sono il male, cioè queste cose sono quegli snack, questi qua piccolini. È vero che non è che ce ne mangiamo 15 al giorno, però quando ce le hai per davanti. E allora mo tra poco viene Pasqua. A Pasqua sto sperando di riuscire a scendere, perché raga, abbiamo pure un poco bisogno di staccare, anche se, vi ripeto, purtroppo dobbiamo continuare a studiare, quindi staccheremo relativamente, perché è un periodo abbastanza pieno. Quindi, cioè, si stacca, ma relativamente. Ci metto una goccia di latte, raga, perché sennò sto coso diventa il male. Secondo me sarà di un... Lo vedete come si fa? Si fa sta schiumina stupenda sopra. Cioè, questo è buonissimo. Però secondo me è amaro in una maniera... Ah. Allora, il caffè si deve prendere amaro, eh. Facciamo come gli intenditori, il caffè va preso amaro, Rosa, credici? Mamma mia. È il male. Comunque, aspettate che ariecchi, ci sono, mi vedete? Comunque vi dicevo, devo cercare di riprendere un po' questa dieta, che poi ve l'ho sempre detto, non è una dieta che abbiamo intrapreso, cioè non è quella cosa che tu dici. La dieta scritta pesata, così non c'ho la testa io per fare quel tipo di dieta, non gliela faccio. Però la dieta nel senso di cercare di mangiare meglio, mangiare pulito, fino ad adesso sta funzionando, e ci vuole, ci impieghi più tempo con un tipo di alimentazione così, però aspettate che accendo il gas, però qualche risultato ci sta. E quindi dobbiamo ricominciare tutte e due, pure col santo subito, perché pure lui ha perso qualche chiletto, però poi facciamo fatica, ragazzi, perché io non so voi, ma io nei periodi in cui sto stressata non gliela faccio, il cervello a me si disconnette. Ci sono persone che io ammiro che quando sono stressate danno il meglio di sé, non so come facciano. Io quando ho i periodi così proprio non c'ho la testa. E quindi mo piano piano ho detto dobbiamo ricominciare la dieta quella come ce la segniamo noi, cercando di mangiare il più pulito possibile, togliere le schifezze e abbassare un pochino le quantità. Questo è il tipo di alimentazione che cerchiamo di fare per stare un attimino meglio. E oddio, state per cadere, ragazzi. Ecco, eccoci qua. E voi come state, ragazze? Come va sto periodo? E poi vabbè, sì, mettiamoci pure il nervosismo della situazione attuale, che ragazze, dopo sta, si può dire pandemia, dopo sto casino non ci voleva proprio, però andiamo avanti così. Devo sistemare ancora i panni là. Vedete che bella schiumina. La schiumina poi rimane pure. Il male. Il male. Devo vedere se ce la faccio a non addormentarmi pure oggi pomeriggio. Raga, a me mi viene un sonno ultimamente. Proprio il pomeriggio è una cosa allucinante. Ultimamente non stavo più dormendo. Ieri mi sono addormentata, ma perché sono stata proprio male, 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 male. Oggi devo lottare contro me stessa per cercare di non riaddormentarmi. Poi ieri mi sono lavata tutta la cucina, ho tolto la polvere,
ho sistemato la stanza da letto, il bagno, pulito. E questo ho fatto, raga. Solo che a volte vorrei fare i video tipo pulizia, che mi spronano tanto. Quando vedo i video pulizia degli altri, è una cosa che mi sprona tanto a fare pure io le pulizie, a fare le cose. Però a parte che non c'ho dove appoggiarvi e quindi faccio proprio fatica. Aspettate che questo qui lo posso chiudere, questa qui posso già buttare la pasta. Un attimo solo che li butto. E niente, quindi devo andare. Se vado al supermercato che porto con me, volevo andare da Lidl, raga, ma io secondo voi ci riesco ad andare da Lidl? No, volevo vedere, è tantissimo che non vado da Lidl. Aspettate, ok, ce ne sono rimasti praticamente 4, ma non li voglio buttare tutti perché sono troppi. Non li butto tutti, sono rimasti proprio 4 e farò come l'altra volta per evitare di buttarne troppi. I culetti che restano, poi dopo magari prendo una mozzarella, così pure light, qualche cosa. E la domenica ci facciamo una pasta al forno tutta mischiata. Cioè, io vedo le varie cotture della pasta. E secondo delle varie cotture metto un pugnetto di uno, tutto quello che rimane, e non so se lo fate pure voi quando vi rimane tipo la parte di sotto, quel pochino di pasta che non avete cotto, e mi rimane un pacchettino, un pacchettino, un pacchettino, li metto tutti quanti insieme, vedo un poco la cottura e poi le metto in forno e ci mangiamo quello. L'altra volta abbiamo fatto così, ho fatto una bella pasta al forno abbastanza light, perché io poi la pasta al forno, allora l'altra volta quando l'ho fatta così ci misi sugo, le mozzarelle light con brammo e forse un poco di carne tritata, quella magra, non mi ricordo se ce la misi. Comunque, insomma, una pasta al forno fatta molto molto leggera. Poi io, se proprio mi viene lo sfizio di fare la cosa più della domenica, mi faccio la besciamella, però non la faccio col burro, faccio la besciamella con l'olio. E quindi la faccio un pochino più leggera, ne metto poco e la mischio così con il sugo e viene una cosa sfiziosa, però sempre cercando di non. Invece l'altro giorno ho fatto una bomba nucleare perché era tornato il santo subito, che era uscito sempre pure lui per concorsi e cose varie, e quindi tornò che stava abbastanza stanco e aveva fame. E quindi appena tornai feci trovare la pasta al forno, però stavolta la feci besciamella, però sempre besciamella questa qua light. Besciamella, carne tritata, zucchine e piselli, bianca la feci. Buona, 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 infatti ve la consiglio se vi piace, viene ottima. E poi ci misi un poco di grana padano perché non avevo la mozzarella, no, non avevo la mozzarella. E niente, ragazzi, sono piccoli escamotage che uno utilizza, però diciamo che a lungo andare, se tu togli un pochino di olio da una parte, un pochino di pasta da un'altra, un pochino così, piano piano, insomma, mangiando un poco più leggero, un minimo di risultato c'è. Ci vuole il tempo però, ragazzi, ci vuole il tempo, ci vuole la pazienza, ci vuole il cervello, che io non ho anche in questo momento. Mo' l'idea solamente di metterci dopo mangiato al computer, perché cioè stiamo studiando, siamo sempre attaccati vicino a un computer. Vabbè, però si deve fare, ragazzi, non si finisce. Questo è un mestiere dove tu non finisci mai di studiare. Però noi, cioè, a noi piace, vabbè, sono compromessi nella vita. E vabbè, questo è, ragazzi. Adesso aspetto che torna. E poi dopo non mi posso andare a fare nemmeno una passeggiata per svagare un attimo perché sta piovendo e porta una settimana di pioggia. E peraltro è tornato il freddo, ha fatto 2 o 3 giornate veramente primaverili, che vi feci vedere nell'altro video che mi andai a fare la passeggiata sul mare qua e così. Però mo oggi non posso perché mi porta una settimana di freddo, cioè freddo, si sono abbassate le temperature. E piove,
Peraltro, questo fine settimana avevo proprio la voglia di uscire un poco, svagarmi, però mi sa che non si può fare. Raga, perché poi se piove dove andiamo? Io vi dico la verità, l'ho detto spesso, pur alzando subito, avrei proprio il desiderio di farmi un weekend fuori. Cioè, prenderci proprio una stanza da qualche parte, tipo andare a visitare una città qua nei dintorni e starci là in modo proprio da staccare da computer, cellulari, cose, insomma, ma sì, sicuramente vi farei un vlog perché non stiamo uscendo, non vi faccio vedere purtroppo niente di particolare. Infatti, questi vlog a me saranno tutti uguali e probabilmente vi annoierete pure ad un certo punto, però ragazzi, questa è la vita quotidiana, non è che stiamo a fare queste gran cose, e quindi perciò vi dicevo, avevo lo sfizio di andarci a fare un fine settimana, ma mi sa che non è periodo perché abbiamo tanti impegni. Poi ci sono i consigli, cioè siamo pieni. Infatti, mo quando torno, alzando subito, poi deve andare a fare i consigli e deve ritornare. Stavolta deve andare proprio, cioè, comunque, raga, c'è da fare. E quindi non ce lo possiamo permettere in questo periodo, però veramente appena ci calmiamo un attimo avrei proprio lo sfizio di andarmi a fare un weekend fuori, un po' per, insomma, staccare. E vabbè, comunque la pasta sta cuocendo, il santo subito è arrivato, ho visto la macchina, e quindi ci vediamo più tardi, non lo so quando, adesso hamburger o caffè, cioè, vabbè. Amici, salve! No, avete visto un saldo subito di là che però non si vede una capa nello specchio, però non ti riescono ad inquadrare, vedi, 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 eccolo, sto giocando. Comunque, stavamo parlando di dieta oggi, ragazze, stavamo parlando di dieta, io vi stavo dicendo che io e il saldo subito stiamo cercando di riprendere la dieta, insomma, no, la dieta, però mangiare un poco meglio, è giusto, quindi... Il santo subito mi ha portato delle caramelle gommose senza zucchero. Cioè, praticamente la cosa più zuccherata del mondo. E poi mi ha portato pure un'altra cosa. Le voglio assaggiare in diretta con voi. Perché ha detto il santo subito, ma falle un poco di video. Perché allora, ma non so dove cacchio le ha trovate queste cose. I pochi, che sono quei cosarilli, questi sono alla fragola, guardate quanto sono carini, dai, sono carinissimi, non so dove li ha trovati, boh, sorpresa, non lo so dove li ha trovati, dice che ci stavano questi e quelli verdi al matcha, penso che sia, questi sono tipici giapponesi, credo, sono giapponesi, Cinese, sono cinesi, non lo cinese. so che sono. Comunque sono, diciamo, la versione cinese dei Mikado, cioè no, questo, vabbè, comunque li voglio provare perché sono carinissimi, cioè raga, guardate, dai, ma non sono, no, sono bellissimi. Allora, vediamo all'interno come sono, aspettate che li appoggio qua, li vedete? Ah, vediamo come sono. Madò, che profumo di fragola! Sono questi qui, vedete? Sono rosa! Amore, sono rosa! Sì, assaggia, fammi sapere. No, fammi sapere. Com'è? No, sono carini! E vabbè, alla fine è cioccolato bianco. Un leggero retrogusto di fragola. No, ma sono carini. Sanno di yogurt. Sanno di yogurt alla fragola, ragazzi. Cioè, che sfizio. Sono promosse, sento su. Sono buone. Non ho la più pallida idea di dove le abbia prese, sti cose. Faccio pure andando con le unghie. Non so dove le abbia prese, però sono buone. Vabbè. Comunque dopo vado a fare, stasera ci ceniamo due patatine fatte nella friggitrice aria e quella è la nostra cena, cioè le faccio così perché le ho messe prima un po' a bagno così escono più morbide, si cuociono meglio e
facendole un pochettino a bagno nell'acqua, cioè praticamente le pulisco, le taglio a pezzi, cioè a fettine per fare le patatine così, e poi le metto mezz'ora a bagno nell'acqua e si ammorbidiscono un poco e dovrebbero uscire pure un pochino più croccantine. E mo le vado a mettere nella friggitrice aria e quella è la nostra cena. Vuoi un altro? No, sono buoni, sono sfiziosi. Vabbè, ve li consiglio, yeah, se li riuscite a trovare, non so dove li abbia presi, ma non so se qualche negozio, non me lo vuole dire, vabbè. Cinese ce li ha. Ah, è proprio un negozio cinese, vende pure mangiare. Nel particolare, sì. Vabbè. Vabbè.